Buongiorno, allora, mi trovate ancora sdraiata nel letto? Eccomi qua con Lucky qui, Lucky, amore, niente, e con Adriano qua vicino, che come potete sentire ha risiamo da capo a 12 col catarro. E mbue, hai ragione. E niente. Oggi vi faccio vedere la mia morning routine della domenica. Sì, perché durante la settimana non, cioè, è tutta una gran corsa la morning routine. Invece la domenica ce la prendiamo con più calma. Vero, patatino? Sì, va bene. Abbiamo fame, quindi andiamo a fare la pappa. Tanto si è svegliata anche lei, buongiorno. Vieni a fare colazione. Andiamo. Ciao, Spank. Sacco da box, qui è tutto quanto molto così. Andiamo in sala. In sala non fate caso al bordello, ma ieri sera ho tirato giù il divano letto. Buongiorno. Lui è pronto per andare. Va a Roma. Stamattina va a Roma. Come ieri mattina, come la prossima settimana. Un giorno tutto, 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 dalla mattina fino a notte. Va Settimana bene. prossima, mattina fino a notte. Devo dire che forse è meglio che tiro sul divano letto adesso. Ciao. Fatica, siamo riusciti a fargli fare colazione. Adesso tocca a me. Hanno già fatto colazione anche Alessandro con Aurora. Aurora sta un'altra volta, cioè un'altra volta. Alessandro sta bene, fortunatamente. Abbiamo passato anche con lui l'aerosol, eccetera. Adriano sta in fase di guarigione, si sta staccando tutto il catarro in casino per farlo mangiare poi un disastro. E Aurora invece sta nel pieno dell'attappamento del raffreddore da addosso. Ottimo.
In tutto questo adesso tocca a me fare colazione. Allora, io sono un po' di settimane che faccio colazione con Herbalife. Non ve ne parlo ancora perché non so ancora bene, non ho ancora ben chiaro, diciamo, se mi ha dato risultati oppure no. Una cosa però ve la dico, sicuramente mi ha sgonfiato e sicuramente sono più energica la mattina rispetto magari a come sono io di solito, che ci metto tipo un'ora e mezza per fare colazione, per svegliarmi più che per fare colazione. E quindi faccio colazione con Herbalife. Allora, prima di tutto prendo l'aloe, prendo 3 misurini di aloe in un bicchiere bello colmo. Poi mi faccio la mia tisanina, ce ne abbiamo due, una al lampone e una al limone. Stamattina voglio farmi questa qui al limone e poi mi vado a fare lo shake. Lo shake, devo ancora decidere di quale gusto farlo, però vediamo piano piano. Adesso faccio colazione io. Shake, lo sto finendo. Lo shake al cioccolato, questo è. Direte perché, se è domenica, stai facendo una colazione così pessima? Perché ieri sera praticamente Samuele era a Roma, è arrivato tardissimo, è arrivato tipo alle 10:30 e quindi dopo che è stato praticamente tutto il giorno fuori, eccetera, che era mancato da casa, mi ha fatto una sorpresa, mi ha portato i cornetti con la Nutella del bar. E quindi io a mezzanotte e mezza mi sono mangiata il cornetto con la Nutella e sinceramente stamattina me lo volevo un po' evitare. E quindi mi sono fatta la colazione che faccio di solito durante la settimana per stare più in regime. È avanzato uno, mi sa, di cornetto, io lo darò oggi a Alessandro come dolce della domenica, insomma, anche perché non penso che vada da qualche parte oggi pomeriggio. E niente, detto ciò, io penso che come morning routine sia abbastanza semplice, nel senso che faccio colazione e dopodiché adesso mi tocca cominciare a sistemare tutta casa. Oddio, di domenica un po' meno, nel senso che non è che mi metto a fare pulizie come tutta la settimana del resto. Passo praticamente solo l'aspirapolvere, come avete visto, passo il folletto e poi faccio il letto e mi fermo lì perché non faccio lavatrici, non faccio niente la domenica. La domenica è proprio zero. Poi domani e dopodomani non si va a scuola perché ci sono le lezioni, quindi ho 2 giorni da dedicarmi a casa con Samuele a casa, quindi approfitto per fare quelle cose che di solito da sola non faccio, tipo salire su una scala e tirare giù delle cose. E niente, sicuramente però levo lo stendino da là perché è una cosa improponibile, ragazzi. Cioè, guardate, aspettate. Ecco, quello stendino lì lo devo assolutamente levare. Di fuori una giornata è bellissima, peccato che col fatto che ho Adriano in quel modo e Aurora pure non esco. C'erano i carri a Bolsena, ma purtroppo non si può, non ci andiamo e quindi stiamo a casa, ci riposiamo, guardiamo la TV. Ieri mi sono vista una serie su Netflix, Summer Job, che è una sorta di reality dove praticamente dei ragazzi di 20 anni, media 20 anni, praticamente
praticamente si pagavano una vacanza in Messico facendo dei lavoretti. Cioè, io non, non, cioè, guardandoli ho detto speriamo che i miei figli non escano così. Perché veramente, cioè, ragazze che si preoccupavano per le unghie, che non mettevano le mani nella terra, cioè, ma veramente, cioè, io boh, sono rimasta un po' così. Poi ieri sera c'è stato pure Sanremo e ha vinto Marco Mengoni. Io contentissima, e qui mi dispiace, andrò contro penso tutta Italia, io contentissima che non ha vinto Ultimo, perché a me mi sta proprio qua, cioè non lo sopporto. E amo la follia Rosa Chemical, cioè proprio amo per tanti motivi, e è vero che in confronto a Achille Lauro sembra una suora, insomma, è molto 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 più eccentrico, ma non è una novità, nel senso, nei decenni passati ci sono stati un sacco di questi personaggi, solamente che non era così spopolato questo modo di essere personaggio, diciamo, perché parliamoci chiaro, Malgioglio ha sempre fatto queste cose, insomma, quindi non è niente di nuovo, però mi piace il suo modo di pensare, ecco, diciamo così, però questo è un altro discorso. E niente, io penso che questa morning routine finisca qui, la mia domenica continua invece, e io vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!